Ciao Stefano. Buongiorno, ciao. Allora, Mara. Come prima cosa ti chiedo di fare un check con noi per iniziare l'intervista. Ti believe? Vai. Andata. Grazie mille. Allora, innanzitutto ti chiedo un po' di raccontarmi di te, che cosa fai, di cosa ti occupi. Mi occupo di sicurezza sul lavoro da 25 anni. Sono un geologo, ho iniziato in questo settore, ho avuto la fortuna di indovinare una cosa che negli ultimi 25 anni è molto molto cresciuta, sia come aspettative, come cultura, e quindi lo faccio ancora volentieri, mi diverto. Faccio il direttore tecnico di una società di formazione e consulenza. Wow, e quindi hai potuto vedere come è cambiata appunto la cultura nel corso di questi 25 anni a proposito della sicurezza? Sì, sicuramente è cambiata tantissimo la percezione, la cultura un po' meno, però la percezione e le aspettative di sicurezza sono tantissimo cresciute. Quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere tanti anni fa eravamo dei rompiscatole nelle aziende che chiedevamo di fare cose, cambiare comportamenti, eravamo percepiti più come una perdita di tempo. Poi negli anni siamo diventati qualcosa di più forte, di più solido, a sostegno del ciclo produttivo, dell'azienda. Anche un evento come questo di oggi alla fine dimostra che questa percezione è sempre accresciuta. È sempre... Che è un lavoro che serve comunque. È un lavoro che serve, sicuramente. Com'è che sei arrivato a fare questo lavoro? Cioè, com'è che hai deciso? Come sei arrivato fin qui? Fin qui, allora... Visto che sono 25 anni, sono parecchi. Sì. Allora, io sono geologo e proprio appena laureato ho iniziato a lavorare in una società che iniziava a occuparsi di igiene industriale. All'epoca si lavorava sull'amianto, sulla silicosi, c'erano delle malattie, delle cose storiche sulle quali si lavorava. Da lì ho iniziato ad appassionarmi di questo, poi ho fatto vari master, varie cose. Ho fatto il consulente, ho fatto il dipendente, ho avuto società, ho fatto un po' di tutto e non mi sono mai annoiato, perché in questi 25 anni è cambiato tutto, sempre, in continuazione. Certo. Quindi è un mestiere dinamico. Io mi annoio molto nelle cose e in questo mestiere ho trovato il dinamismo che mi serve, perché devi studiare, ti devi reinventare. Sempre diverso. Quale traguardo ancora bisogna raggiungere, forse anche per rendere le persone ancora più consapevoli comunque della necessità della sicurezza sul lavoro? Ma bisogna sicuramente semplificare le leggi. Io ho avuto la fortuna, o comunque insomma l'esperienza nel mio percorso, di scrivere diverse delle leggi che si applicano su questo settore, e sicuramente c'è tanta necessità di semplificare. Poi, secondo me, bisogna resettare tutto, perché a fronte di tutta questa crescita che ti dicevo, di tutto questo interesse, delle varie norme, però gli infortuni calano troppo poco e quindi c'è da cambiare qualcosa, ma proprio di sostanziale, di grande, perché son 25 anni da quando uscì il 626, dal 94, che facciamo formazione, incontri, documenti. E alla fine il fenomeno è calato troppo, troppo poco. C'è da arrivare a lavorare sui comportamenti, sulle persone. Dovremmo riuscire ad arrivare a intaccare le aziende piccolissime, nelle quali c'è la gran parte del fenomeno infortunistico, si concentra tutto nelle aziende piccoline. È destrutturato, ovviamente. È destrutturato, è difficilissimo da controllare, hanno grandi problemi di costi, quindi oltre, in molti casi, anche una arretratezza culturale su certi adempimenti e su certi comportamenti, però hanno anche delle difficoltà oggettive ad applicare tutto ciò che c'è da applicare. E d'altronde il legislatore non lo semplifica, quindi lascia invariato quel castello di adempimenti per la piccolissima, per la grande. La piccolissima spesso non ce la fa, spesso ignora, spesso è l'ultima di una catena di subappalti, di ribassi, di meccanismi che stritolano ogni adempimento, e quindi quello che succede è che appena c'è un po' di crisi economica, quel fenomeno riparte. Negli ultimi anni sta aumentando. Nonostante tutta questa rivoluzione culturale, negli ultimi due anni il fenomeno infortunistico degli infortuni mortali sta aumentando di nuovo in maniera forte e inaccettabile. Cos'è che ti aiuta poi a ritrovare un po' la leggerezza a fine giornata? Mi aiuta vedere sempre il lavoro come un qualcosa di relativo, non farlo diventare l'unico motivo di vita e ritagliarmi degli spazi per me, pensare a me,
piace, non so, andare a correre, andare in bicicletta, avere altri interessi, mi piace fotografare. Mi piacerebbe farti un paio di domande così, che non c'entrano proprio con il lavoro. Certo. E nel bullone di questo mese, il bullone è il giornale che noi scriviamo in fondazione, ogni pagina avrà un albero sopra, perché abbiamo dedicato tutto questo pezzo, questo numero agli alberi, abbiamo pensato quale albero vorremmo essere ognuno di noi. E quindi vorrei fare questa domanda, cioè se potessi essere un albero, quale albero sceglieresti e perché? Allora, diciamo, prima battuta tutti pensiamo alla quercia, perché la quercia ha la forza, è solida, è piantata sul terreno e così via. Io sceglierei invece un albero che ha i colori, quindi un prugno. Un albero un po' più esile, sì, un albero da frutto un po' più esile, però colorato, con queste infiorescenze colorate stupende. Prenderei un albero che dà frutti. Bellissimo. Che perde le foglie in un certo periodo, ogni anno si rinnova e si rinnova con quell'esplosione di colore. E quale chiederesti al genio della lampada come desiderio? Conoscere più persone possibile. Penso che l'arricchimento venga dall'interazione con le persone. Regalami l'interazione con 1 milione di persone tutte in un giorno, dammi tutta quella consapevolezza concentrata, dammela subito. Perché il tempo passa e ti rendi conto che tante persone te le perdi, non riesci a interagire a sufficienza, ad andare a fondo, a guardarle, a studiarle. E quindi avendo un desiderio farei questo. Bello, grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi.